Situazione di emergenza. L'antenna centralizzata si è rotta, si è spezzata. Non abbiamo più segnale, il vento l'ha portata via. In ogni caso, noi non abbiamo un'antenna. Come possiamo rimediare? Una gruccia tipo di queste da lavanderia o addirittura del fil di ferro che va a sostituirsi alla gruccia. In ogni caso, va bene la gruccia. E poi abbiamo bisogno di uno spezzone di cavo coassiale per antenna TV. In caso in cui faremo due versioni di questo video, nel caso in cui non dovessimo avere il cavo coassiale dell'antenna, possiamo rimediare con un semplice cavo UTP, quello Ethernet, quello che ci serve per le connessioni internet. Che io già ho connesso i cavetti perché già ho fatto un altro video dove io sono andato a sostituire completamente il cavo TV con un cavo internet. Vi invito a cliccare su ed andarlo a vedere per vedere come connettere gli spinotti. Io ovviamente ho questo cavo Ethernet, uso questo, mi sembra ovvio che non è che mi vado a comprare un cavo Ethernet per sostituirlo all'antenna TV. E una volta che mi trovo a comprare, compro il cavo TV direttamente. Ma è nel caso in cui in casa non dovessimo avere altro, possiamo usare tranquillamente un cavo Ethernet. Va benissimo anche quello che stanno dietro i modem, quelli già cablati a livello industriale. Si tagliano i cavetti e si sfrutta il cavo. In ogni caso, vi invito sempre ad andare a vedere il video di come abbiamo usato un cavo Ethernet al posto di un cavo TV. Allora andiamo a vedere come sfruttare questa cuccia da lavanderia. Per prima cosa dobbiamo modellarla. La tiriamo qui al centro e andiamo a creare una sorta di rombo. Dopodiché, all'estremo, qui dove c'è il gancio, andiamo ad aprirla. Così. E abbiamo la cuccia aperta, così. Dopodiché necessito dell'uso di una pinza, di un giravite, di una forbice, del nastro adesivo. Se in casa avete un mammut, verrà un lavoro ancora più pulito e sistemato. E come ultimo elemento, mi sembra ovvio, dobbiamo avere uno spinotto per antenna di quelli adatti che vanno dietro alla presa della nostra televisione. Andiamo con il collegamento. Abbiamo sistemato la nostra gruccia che è diventata la nostra antenna e andiamo a collegare il cavo. Questa versione vale anche nel caso in cui andiamo a collegare il cavo Ethernet, cioè che va a sostituire il cavo dell'antenna TV. Quindi la preparazione è uguale per tutte e due le antenne. Procediamo con i due tipi di collegamento. Faremo prima quello TV e poi faremo quello Ethernet. Procediamo con il montaggio di un cavo coassiale per antenna TV. Per prima cosa dobbiamo dotare di spinotto il cavo dell'antenna. Già espellato, vi invito, se non sapete come farlo, ad andare a vedere come si monta uno spinotto di antenna. Vado a mettere il cappuccio e poi il cavo già è tagliato a misura, ok? C'è la. Così. Questa è la parte che andrà al decoder o alla TV, mentre questa è l'altra parte che andrà connessa alla nostra antenna. Chiamiamola così, antenna, perché non è più una gruccia di lavanderia, è un'antenna. Quindi andiamo a prendere la maglia, l'allunghiamo e andiamo a collegarla ai due poli dell'antenna. Se
Se vogliamo fare un lavoro approssimativo, li colleghiamo, li attorcigliamo, gli spelliamo di più, li attorcigliamo e poi fissiamo con il nastro isolante. Se invece abbiamo a disposizione dei morsetti tipo questo, possiamo fare sicuramente un lavoro più pulito e ordinato. Vado a fissare l'antenna nel morsetto. Da un lato e poi dall'altro, e poi vado a fissare il cavo coassiale. In questo caso mi è corto, non riesco ad arrivare da quest'altra parte, quindi dovreste spellare un po' di più. Io non voglio, perché poi il filo lo recupero. Io che faccio? Lo avvito qui, da questo stesso lato di questo, in modo da fissarlo. Ok, una volta fatto questo, con del nastro andiamo a sigillare, andiamo a fissare il cavo vicino all'antenna in modo da farlo stare più stabile. Io non lo faccio perché poi questo è tutto materiale che recupero. Ok, e adesso andiamo a provarlo alla TV. E adesso dobbiamo andare a orientare l'antenna. Vedete già da qualcosa? Dobbiamo orientare l'antenna dal lato giusto. Purtroppo il cavo è corto, dovrei uscire fuori. Ecco, verso la finestra. Rai 1, Gianni Pelle. Così Rai 2. Così anche il Rai 3. Il canale Mediaset ha bisogno di un orientamento dell'antenna migliore, che dice che il segnale è debole. Alla fine in questo esperimento ci siamo arresi nel prendere il canale Mediaset. Abbiamo visto che con una gruccia di lavanderia riusciamo a prendere tutti i canali della RAI perché hanno una determinata frequenza che è facilmente captabile da questa pseudo antenna che ci siamo andati a creare, mentre i canali Mediaset e gli altri canali degli altri enti hanno delle frequenze diverse da quelli della RAI e quindi la gruccia della lavanderia non è sufficiente per captare il segnale. Una volta con la vecchia tecnologia era possibile, oggi non più. Mi ingegnerò per cercare comunque di prendere anche i canali Mediaset con un'antenna d'emergenza. Adesso colleghiamo il cavo Ethernet e vediamo se avremo lo stesso risultato. Allora, il cavo Ethernet ha già i due spinotti inseriti. Vado da un'estremità e vado a liberare l'altro capo. Questo qui sarà lo spinotto che andrà alla televisione o al decoder. Ne togli e metti, si è rotto. Allora, andiamo a recuperare un po' di cavo spellando la guaina e aggiustarlo. Come avrete visto sicuramente nell'altro video, abbiamo delle cuppie in più che a noi non servono e le andiamo a eliminare. E poi il collegamento alla nostra antenna lo possiamo fare o con queste due cuppie che già erano state designate per il vecchio montaggio, oppure io ho sempre il cavo schermato, posso usare questo filo di rame. Ma io lo vado a togliere perché così facciamo finta di avere un cavo UTP normale o un doppino telefonico o un cavo da citofono. Procediamo al collegamento. Destra, sinistra, sinistra, destra è indifferente. Uno va a sinistra, l'altro va a destra. Uso i morsetti, come abbiamo detto prima, per fare una cosa pulita, una cosa ordinata. Se non avete i morsetti, il collegamento va fatto spellando una bella quantità di filo in più, attorcigliarlo intorno all'antenna e poi andarlo a fissare con il nastro isolante. Mi vado a fissare prima i morsetti
bipoli dell'antenna e poi vado a fissare i cavetti del nostro cavo, tra virgolette, coassiale. Ricordo che questo è un cavo Ethernet. Perfetto. Una volta fatto i collegamenti, userò il nastro per saldare meglio il cavetto qui ai morsetti. Non lo faccio perché dopo posso smontare tutto. Ok, in modo da rendere meno libero il cavo e ridurre la possibilità che si possa spezzare. E adesso non ci resta altro che andarlo a provare. L'immagine è bloccata quando abbiamo staccato l'antenna precedente. Perfetto. Adesso abbiamo collegato. Allora, ho dovuto interrompere perché ovviamente non è che collegata l'antenna alla decoder va in funzione, ma comunque l'antenna va orientata. Abbiamo collegato, guardate, il cavo UTP, cavo Ethernet, l'abbiamo collegato lì al decoder. Canale Rai 1 funziona tranquillamente proprio. Il cavo srotolato sul pavimento va fuori in terrazza, eccolo qui, e l'antenna, ecco, l'ho mossa e l'ho interrotta, ho interrotto il segnale, adesso la ripristino. L'antenna l'ho messa verso l'alto, sono inciampato nell'antenna e l'ho mossa, adesso la sistemo meglio. Con questo orientamento, cavo che va lungo il pavimento, si arriva alla TV e i canali Rai li prende tranquillamente. Infatti qui siamo su Rai 1, Rai 2, R3. Ahimè, i canali Mediaset, poi scopriamo che gruccia dalla lavanderia, abbiamo un limite. I canali Mediaset o gli altri canali non riusciamo a prenderli, mentre con il dovuto orientamento riusciamo a prendere tutti i canali della Rai. Ricapitolando, con una gruccia da lavanderia mi è possibile collegarla a un cavo coassiale TV o ad un cavo Ethernet di quelli per la connessione in rete dei computer. Mi è possibile captare i segnali per quanto riguarda la frequenza della RAI. Ahimè, abbiamo scoperto che con questo sistema non è possibile andare a captare i segnali delle altre stazioni TV. Non mi resta altro che escogitare un nuovo sistema per captare le altre emittenti TV. In attesa di questo, vi invito ad iscrivermi al mio canale, così nel caso in cui dovessi pubblicare il nuovo video, sono certo che non ve lo perderete. Grazie per avermi seguito fin qui. Vi saluto.